Fin dalla scuola elementare ho cominciato a notare che noi, persone, impieghiamo troppa fatica in cose che non ci riescono a soddisfare veramente. Gonfiamo, sforziamo ed eleviamo fin troppo i piccoli e superficiali piaceri e le belle sensazioni, convincendoci che bastino per essere felici e contenti. Però, prima o dopo, viene fuori il vuoto dell'anima, che urlando prende il sopravvento e fa a pezzi tutte le nostre illusioni sulla vera gioia e sul senso della vita. Poi arrivano le crisi, che nascondiamo, e cerchiamo disperatamente di inventarci nuovi modi e contenuti per riempire la vita e per avere un senso di soddisfazione, di valore e di successo. Cercando di riempire il vuoto della mia vita, suonavo musica, praticavo lo sport, ero attore teatrale e televisivo. Ero entrato nel mondo della droga, dell'alcol, del gioco d'azzardo e dell'immoralità sessuale. Ho scambiato la notte per il giorno, vivevo nell'ozio, giocavo ai videogiochi per ore, consumavo grandi quantità di materiale pornografico, bestemmiavo, prendevo in giro e sognavo il successo. In realtà, ero nel grande dolore spirituale che aumentava. Affondavo nel buio e nella paura, legato dalle catene invisibili del male, del peccato e della miseria. La temperatura di questo inferno diventava sempre più alta e io avevo seriamente paura che solo uccidendomi avrei evitato questo insopportabile vuoto interno, il caos e il dolore. Ho provato a meditare, a cercare la pace nelle religioni orientali, buddismo, induismo, esoterismo. Credevo nel pensiero positivo, nel Reiki, la filosofia e la psicologia, e leggevo libri, convincendomi disperatamente che avevo trovato il senso e la strada giusta. Però il mio dolore e il vuoto diventavano sempre più grandi e pensavo di non riuscire più a sopportarli. Per tutto questo tempo, durante tutti i miei dolorosi viaggi, mi attirava una forza molto potente che si rivelava come qualcosa di superiore a tutte le circostanze della mia vita, ai miei disperati tentativi di trovare la vera pace e una vita soddisfacente. Profondo, vivo e misterioso. L'amore di Gesù Cristo e la sua potente parola hanno illuminato tutto il mio essere e ho scoperto la loro presenza, la loro bellezza e la loro credibilità. Lo Spirito di Dio mi ha consigliato e supplicato di credere in Gesù in ogni sua parola e azione. Egli mi chiedeva di consegnargli le mie catene e tutto il mio dolore. Ho provato la pace e la liberazione e Gesù Cristo mi ha dimostrato e confermato in mille modi che Lui, Dio eterno, sta dietro ogni parola e promessa che è scritta nella Sacra Scrittura, indirizzata a noi, all'umanità. Gesù mi si è rivelato come un salvatore potente, come qualcosa di molto più potente di tutte le mie paure e lacune, come qualcosa di superiore alle mie catene e alle intenzioni di trovare da solo la strada della soddisfazione. Il suo Spirito Santo riempie il nostro cuore fino in profondità, porta con sé l'amore, la saggezza e la pace che non troverete da nessuna parte. Potete cercare per l'eternità, ma trovare la verità e una vita soddisfatta solo in Gesù Cristo e nella comunione con il suo Spirito Santo attraverso la sua parola. La sua morte sulla croce vi garantisce il suo amore eterno. Il suo sangue garantisce che non troverete la felicità altrove.
Uno dei più noti e potenti messaggi di Gesù è questo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Gesù è la miglior cosa che vi possa capitare. Gesù è vivo. Gesù è presente. Gesù è meraviglioso.